completata la Salerno-Reggio Calabria, al di là di 800 metri di corsia unica e 180 di galleria che saranno pronti a dicembre, l'attenzione si sposta ora su altre infrastrutture fondamentali per la Regione Calabria, su tutte la strada statale 106 che finora purtroppo è nota solo per le sue vittime. Prima che finiscano i lavori qui parte la 106. Perlomeno dal punto di vista procedurale bisogna, perché questo è l'unico modo, poi naturalmente dipenderà da come va, però sono 1,2 miliardi di lavori. Buongiorno a tutti, il 1,2 miliardi va sciolto al CIPE adesso, vanno sistemando le cose perché è un'assurdità avere quest'opera e non farla partire. Sulla 106 Renzi è stato chiaro, io ho avuto modo di intervenire dopo la riunione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici la scorsa settimana sul Ministero delle Infrastrutture, ho avuto un incontro con il Ministro Delrio, mi è stato assicurato che non ci saranno ripercussioni appunto negative sulla realizzazione dell'ultimo del tratto del megalotto Sibari-Roseto. Renzi oggi ha confermato in modo chiaro appunto la volontà del governo di andare avanti speditamente in questa direzione. Anche qui credo che appunto bisogna salutare positivamente questo fatto e noi staremo sempre vigili, solleciteremo perché i lavori di questo tratto possano iniziare prima possibile.